Introduzione all'Oculto dei conti di Giovan Battista Basile, l'intrattenimento degli piccerilli. È tradizionale proverbio di quelli coniati dall'antica saggezza che chi cerca quel che non deve trova ciò che non vuole, ed è arci noto che la scimmia, per calzarsi uno stivale, vi restò intrappolata per il piede, come accadde ad una schiava cenciosa che, non avendo mai portato scarpe ai piedi, volle portare la corona in testa. Si narra che c'era una volta il re di Valle Pelosa, che aveva una figlia chiamata Zosa, la quale non si vedeva ridere mai. Per la quale cosa l'afflitto padre, che in questa unica figlia riponeva ogni sua ragione di vita, non tralasciava nulla per farla guarire dalla malinconia, e fa faceva venire per sollecitarla al divertimento ora gli equilibristi sui trampoli, ora i giocolieri che capriolavano attraverso il cerchio, ora i mattaccini, ora Mastro Ruggero, ora i prestigiatori di destrezza, ora gli atleti di piazza, ora il cane che danza, ora la scimmia che salta, ora l'asino che beve dal bicchiere, ora il ballo di Lucia Canazza. Era una cosa, era un'altra, ma era tutto tempo sprecato, perché nemmeno il rimedio di Mastro Grillo, nemmeno l'erba sardonica, nemmeno una stoccata nel diaframma le avrebbe fatto sguainare un pochettino le labbra da sorriso. E allora il povero padre, non sapendo cos'altro fare, per tentare un'ultima prova, diede ordine di aprire una scrosciante fontana d'olio dinanzi alla porta del palazzo reale, di modo che, schizzando l'olio sulla folla dei passanti, che per quella strada andavano e venivano come formiche, quelli, per non ungersi gli abiti, avrebbero fatto salti di grillo, sbalzi di capriolo, corse di lepri, e scivolando e andando a sbattere l'uno addosso l'altro, ne avrebbero potuto scaturire qualcosa da far scoppiare a ridere la principessa. Costruita dunque questa fontana, e stando Zosa alla finestra, per capriccio della sorte giunse una vecchia, che assorbendo l'olio con una spugna, lo spremeva in un suo utello, e mentre era lì, intanta a eseguire questa operazione, uno scavazzacuol da paggio de corte tirò un sasso così a segno, che colpito l'utello lo mandò in frantumi. E la vecchia, che non aveva peli sulla lingua, né si lasciava accavallare da nessuno, voltandosi al paggio, prese a dirgli: «Ah! Pigliangulo, mardil, ricchioncillo, stronzil, piscialietta, saudariella da zimarro, petta la culo, chiappa d'ampiso, mulo cazzir! Viro là, cavolo di pulci hanno la tosse! Va, che te venga cionga, che mamma te ne senta la manova e che non ci viro lo primo di maggio! E va, va, che ti sia arata lanzata catalana e che ti sia arata stoccata con una funa, che non se ne perde lo sangue, che ti vengono mille malan, che se perde la sementa, sfacci miello, guitto, figlio di puttana, mariuolo!» Il ragazzetto, che aveva poca barba e ancor meno educazione, sentendosi investito da questa sfuriata di male parole, le rese pan per focaccia, dicendole: «Non vuoi appilare sta chiavo che vava da parasacco, iana razzuca sangue, affoga piccirill, caga pezzo, la faccia da perda!» La vecchia, all'udir chiarettondo il fatto suo, montò in tanta furia che, perdendo la bussola della calma e venendo fuori dalla stalla della pazienza, sollevò il sipario delle sue gonne e gli mostrò tutta la scena a boschereccia. Ma si fatto spettacolo, Zosa fu presa da un tale impeto di riso che quasi si svenne, e la vecchia, sentendosi al colmo della misura, fu assalita da tanta rabbia che rivolse a Zosa un ceffo da far sbigottire, e le disse: «Va, che tu non puoi vedere mai schioppo da marito se non ti pigli lo principe di Campo Rotondo!» A tali parole Zosa la fece chiamare, e ogni buon conto volle sapere se avesse avuto l'intenzione di ingiuriarla o di scagliarle una bestemmia. E la vecchia le rispose: «Ebbene, il principe che ti ho nominato è un giovane di incomparabile bellezza, chiamato Taddeo, il quale, per la maledizione di una fata,
ha dato l'ultima pennellata al quadro della vita ed è stato adagiato in una tomba fuori le mura della città. Ivi è scolpito nel marmo un epitaffio in cui si legge che quella donna che in 3 giorni colmerà di lacrime un'anfora lì appesa ad un incino farà risuscitare il principe e se lo sposerà. E poiché è impossibile che 2 occhi possano pisciare tanto da riempire un'anfora della capienza di mezzo stadio, a eccezione, come ho sentito dire, di quella egregia che a Roma si mutò in fontana di lacrime, io, al vedermi derisa e sberleffata da te, ti ho scagliato questa maledizione e prego il cielo che ti colpisca pienamente per vendetta dell'ingiura che mi è stata fatta. Ciò detto, se la filò giù per le scale nel timore di una bastonatura. Orbene, nel medesimo tempo che Zoza cominciò a rimuginare e a rimasticare le parole della vecchia, un demone le si ficcò nel cervello, facendole ruotare un bindolo di pensieri e un mulino di dubbi intorno a questo fatto, per cui alla fine si sentì trascinata dal carro della passione che acceca il giudizio umano e annienta ogni ragionamento. E allora, dopo aver preso una manciata di scudi dagli scrigni del padre, uscì nascostamente la sera dal palazzo reale e tanto camminò finché giunse al castello di una fata. A lei la fanciulla confidò i cocenti affanni del cuore e la fata, per compassione di così bella giovane, cui l'adolescenza e il troppo amore per una persona sconosciuta erano 2 speroni a precipitarla in folle passione, le diede una lettera di raccomandazione per una sua sorella, anch'essa fatata. Quest'altra l'accolse con gran cortesia e all'alba del mattino seguente, quando la notte manda in giro gli uccelli a strillare il bando di lauta ricompensa a chi dia notizia di branchi di ombre smarritesi, le donò una bella noce dicendole: prendi, figlia mia, tienila da conto e non aprirla se non in un momento di estremo bisogno. E con un'altra lettera la inviò a una terza sorella. Giunta dopo un lungo viaggio, la giovane fu ricevuta con la stessa premura e l'indomani mattina ebbe una terza lettera indirizzata ad una quarta sorella e una castagna con lo stesso avvertimento avuto per la noce. La principessa si mise in viaggio, giunse al castello dell'ultima fata, la quale, colma di affettuosità e di carezze, il mattino successivo al momento del congedo le donò una nocciola con il solito consiglio. Avute queste cose, Zoza si mise la via sotto i piedi e tanti paesi girò e tanti boschi e fiumi attraversò che dopo 7 anni, proprio nel momento che il sole, svegliato dalle cornette dei galli, monta in sella per il consueto percorso, giunse stremata a Campo Rotondo, dove, presso le porte della città, vide un sepolcro di marmo a piè di una fontana che, vedendosi prigioniera in un carcere di porfido, piangeva lacrime di cristallo. Lei, allora, staccò l'anfora dal chiodo, se la pose sotto le gambe e, versando lacrime, cominciò a far la gemella della fontana, senza mai sollevare il capo dalla bocca dell'anfora, sicché, in meno di 2 giorni, stilla a stilla, il suo pianto era arrivato a 2 dita dall'imboccatura, tanto che ne mancavano altre 2 perché l'anfora fosse calma. Ma esausta per il tanto, vinta dal sonno, senza potervi opporre resistenza, e costretta a far sosta per un paio di ore sotto la tenda delle palpebre, si addormentò. Frattanto, una certa schiava mora, gambe di grillo, che spesso si recava a quella fontana con un barile da riempire e che conosceva il contenuto dell'epitaffio perché se ne parlava dappertutto, non appena ridezzosa far 2 rivoli di pianto, si nascose facendo di tanto in tanto capolino, aspettando il momento che l'anfora fosse quasi colma, per guadagnar lei con uno scippo il profitto della fatica e far restare l'altra con un pugno di mosche in mano. E allora, non appena la vidi addormentata, cogliendo l'occasione, le sottrasse pian piano l'anfora dal grembo, vi poggiò sopra gli occhi e in 4 strizzate
la riempì fino all'orlo. In quel medesimo istante, ecco che il principe, come se si destasse da un lungo sonno, si alzò da quella cassa di marmo bianca e abbracciò quella massa di carne nera. E in 4 e 4 8, conducendola al suo palazzo con feste e luminarie clamorose, se la sposò. Veniamo al momento in cui si svegliò Zozza. La poverina, vedendo l'anfora a terra e con l'anfora le speranze sue, e trovando la tomba aperta, si sentì chiudere il cuore a tal punto che fu lì lì per disfare gli imballaggi dell'anima alla dogana della morte. Pur tuttavia, riconoscendo che non c'era più nulla da fare e che doveva solo incolpare i suoi occhi che non avevano sorvegliato bene la vitella delle speranze sue, si avviò passo passo all'interno della città. E fu allora che vide gli apparati di festa del principe e da quelli seppe quale razza di moglie s'era preso e immediatamente capì com'era andata la faccenda e disse, sospirando, che due cose scure l'avevano messa con le spalle a terra: il sonno e una schiava. In ogni modo, per tentare il tutto per tutto contro la morte dalla quale ogni essere al mondo si difende più che può, prese in affitto proprio di rimpetto al palazzo del principe una bella casa, da dove, se non poteva vedere l'idolo del cuore suo, perlomeno contemplava le mura che racchiudevano il suo caro bene. Ma ecco che un giorno fu vista da Taddeo, che da pipistrello svolazzante intorno alla cimmeria notte della schiava si trasformò in aquila nel fissare lo sguardo sulla persona di Zozza, che era il fulgore della più abbagliante natura ed eccezione di bellezza al di fuori di qualsiasi paragone. Ma la schiava, avvedutasi di ciò, fece una chiassata d'inferno e, incinta com'era, minacciò il marito dicendogli: «Se da finestra tu non levare, mi pugni a ventre dare, giorgetiello sfrandumare!» E Taddeo, che era in trepida attesa dell'erede, tremando come un giunco nel timore di procurarle un'arrabbiatura, si distaccò come anima dal corpo dalla vista di Zozza. Ma la poverina, vedendosi sottrarre anche quel brodo di sostentamento alla debolezza delle sue speranze, non sapendo che partito prendere in tale estrema emergenza, si subvenne dei doni delle fate. E aprì subito la noce, ed ecco che ne venne fuori un omino alto quanto un pupatollo, il più mirabolante giocattolo meccanico mai visto al mondo, il quale, montato sulla finestra, cantò con tanti trilli, gorgheggi e volatine di agilità da sembrare compare Iuno, da superare il cantante Pezzillo, da lasciarsi addietro il cieco di Potenza e il re degli uccelli. Per caso lo vide la schiava, lo sentì cantare e fu presa da una bramosia tale di averlo che, chiamato Taddeo, gli disse: «Se non avere quella piccinotta che cantare, mi pugni a ventre dare e giorgetiello sfrantumare!» Il principe, che ormai s'era fatto imporre sul collo la barda carnevalesca, mandò subito a chiamare a Zozza e gli chiese se glielo voleva vendere. E lei rispose che non era una mercantessa, ma che se lo accettava in regalo, lo prendesse pure, che ben volentieri gli faceva omaggio. E Taddeo, che era solo ansioso di contentare la moglie affinché portasse a compimento il parto, accettò l'offerta. Ma trascorsi 4 giorni, Zozza aprì la castagna e ne venne fuori una chioccia con 12 pulcini d'oro che, esposta sulla finestra e vista dalla schiava, le solleticò una voglia incontenibile di possederla, per cui ella, fatta chiamare Taddeo e indicatagli quella così bella cosa, gli disse: «Se quella chioccia non pigliare, mi pugni a ventre dare e giorgetiello sfrantumare!»
e Taddeo, che si lasciava sciogliere dalla cagarella e giocare di coda da quella cagna pestifera, inviò di nuovo a Zoza, offrendole tutto quello che chiedesse in cambio di così bella chioccia, e ne ebbe la medesima risposta, che se la prendesse pure come regalo, perché in termini di vendita avrebbe perso solo tempo. Ed egli, che non poteva farne a meno, lasciò che la necessità desse lo sfratto alla discrezione. Purtuttavia, nel soffiarle questo bel boccone, restò colpito dalla prodigalità di lei, mostrando le femmine un'avidità che a soddisfarla non basterebbero tutte le verghe d'oro che giungono dall'India. Passarono altri giorni e Zoza aprì la nocciola, dalla quale sortì una bambola che filava oro, cosa da far trasecolare davvero. Ed esposta che fu alla finestra e adocchiata dalla schiava, questa chiamò Taddeo minacciando: «Se quella pupattola non comprare, mi pugni a ventre dare e Giorgitiello sfrantumare!» E Taddeo, che si faceva girare come un arcolaio e minare per il naso dalla protervia della moglie da cui si era lasciato accavallare, non avendo il coraggio di mandare a Zoza per la bambola, volle andarvi di persona, ricordandosi dei proverbi: «Non c'è miglior messo di te stesso», e «Chi vuole vada, chi non vuole mandi», e «Chi pesce vuol mangiare, la coda sa da bagnare». E allora, pregatala vivamente di perdonare la sua sfacciataggine dovuta alle voglie di una donna incinta, Zoza, che era in brodo di confetti in presenza della cagione dei suoi travagli, fece forza a se stessa e si lasciò pregare a lungo per trattenere la remota e godere per maggior tempo della presenza del suo signore, rubatole da una brutta schiava. Infine, accettando di cedergli la bambola come aveva fatto con le altre cose, prima di consegnargliela, sussurrò a quella pupattola di suscitare insieme alla schiava la voglia di sentir raccontare fiabe. Taddeo, che si vide la bambola in mano e senza sborsare nemmeno un centesimo, sbalordito da tanta magnanimità, le mise a disposizione lo stato e la vita in cambio di tante gentilezze. Poi, tornato a palazzo, diede la bambola alla moglie. Non tanto in fretta la negra se la pose in grembo per trastullarsene, che quella pupattola parve amore sotto le sembianze di Ascanio in braccio a Didone, il quale le accese un fuoco nel petto, vale a dire che nella schiava si divampò un così ardente desiderio di udire fiabe che, non potendo resistere e temendo di toccarsi la bocca e fare un figlio tanto petulante da contagiare una nave di mendicanti, chiamò il marito e gli disse: «Se non venire gente e fiabe raccontare, mi pugni a ventre dare e Giorgitiello sfrantumare!» Taddeo, per togliersi di torno questa rottura di coglioni, fece gettare un bando che tutte le donne del suo paese venissero in tale e tale giorno. Ed ecco che in quel giorno, allo spuntar della stella Diana, che desta l'alba ad addobbare le strade in cui dovrà passeggiare il sole, tutte si trovarono al luogo desiderato. Ma non sembrando opportuno a Taddeo trattenere tutte quella marmaglia per un capriccio della moglie, oltre che si sentiva soffocare alla vista di tanta folla, ne scelse solo 10, le migliori della città, quelle che gli sembravano le più svelte e ciarliere, e queste furono: Zezza Scoffata, Cecca Storta, Menata Vozzolosa, Tolla Nasuta, Poppa Scartallata, Antonella Bavosa, Ciulla Mossuta, Paola Strabaga, Ciommotella Zellosa e Jacova Squacquarata. Segnati i nomi di queste su un foglio e licenziate le altre, egli e la schiava si levarono di sotto al baldacchino e passo passo si avviarono nel giardino del palazzo stesso, dove i rami fronzuti erano talmente intricati che nemmeno il sole riusciva a spartirli con la perdita dei suoi raggi. E sedutisi tutti sotto un padiglione coperto da una pergola d'uva, nel bel mezzo del quale zampillava una gran fontana, maestra istitutrice dei cortigiani nell'arte di mormorare tutti i giorni, così Taddeo prese a parlare: «Non vi è cosa più gustosa al mondo, autorevoli femmine mie, che il sentire i fatti altrui, né senza ragion veduta quel gran filosofo indicò
come suprema felicità dell'uomo l'ascoltare racconti piacevoli, perché, prestando orecchio a cose divertenti, si dissolvono gli affanni, si dà sfratto alle preoccupazioni moleste e si allunga la vita. Per tale desiderio, vedi gli artigiani lasciare i laboratori, i mercanti i traffici, gli avvocati le cause, i bottegai le attività commerciali e a bocca aperta vanno per i saloni di barbiere e per assembramenti di chiacchieroni a sentir notizie false, giornali senza fondamento e gazzette campate in aria. Per la qualcosa devo scusare mia moglie se si è messa in testa questo umore malinconico di ascoltare fiabe. E se vi garba di dare in brocca la voglia della mia principessa e di colpire al segno dei miei desideri, sarete contente per quei 4-5 giorni prima che ella scarichi la pancia di raccontare ogni giorno una fiaba ciascuna, di quelle appunto che le vecchie sogliono dire per trattenimento dei bambini. Vi ritroverete sempre a questo stesso luogo, dove, dopo aver mangiato a sazietà, si darà inizio alle chiacchiere e la giornata sarà conclusa da qualche egloga recitata dai nostri sfrattapagnotti a servizio per trascorrere la vita allegramente e peggio per chi muore. A queste parole tutte accettarono con un cenno del capo il comando di Taddeo. Poi, disposte le tavole e servite le pietanze, si misero a mangiare. E quando la finirono di intripparsi, il principe fece cenno a Zezza sciancata che desse fuoco al suo pezzo. E quella, fatto un profondo inchino al principe e alla moglie, così cominciò a parlare.